come non bagnarsi in bici in Giappone. Tecniche perfette. Questa è e bentornati in questo nuovissimo video vlog del Giappone. Vi ho promesso che avrei fatto una sorta di video quotidiani di quello che accadeva qua in Giappone, ma non ne sono sicuro al 100%. Starò circa 4-5 giorni, gli altri staranno tipo 2 settimane. Io poi tornerò in Italia, andrò a Milano e poi andrò a Valencia insieme ad un mio amico. Ma Suri e Giuse sono persi l'ascensore? Un nuovo vlog in ascensore. Allora, se volete entrare in questo appartamento dovete fare così, ta 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 ta, si apre. Ninja tanto. Sono vivi anche Suri e Giuse, perfetto. Io direi, visto che sono le 1 e qualcosa, di andarcene a mangiare, no? Sushi col trenino, giusto per tradizione. Abbiamo beccato un tempo schifoso, in questi giorni sta solo piovendo e basta. Però dai, può migliorare. Sta arrivando il cielo azzurro. La civiltà che negli anni sta avanzando. Ah sì. Tutti gli anni che veniamo in Giappone c'è qualcosa di peggio da farvi vedere. Iniziano a buttare l'immondizia per strada ormai. Tutto fuori controllo. Volta stanno iniziando a prendere da noi italiani. Da quando vengono gli italiani in turismo è un casino. Ma da qua mette bise che hanno combinato. Quest'anno abbiamo l'appartamento ad Okubo e ci sono 2 metropolitane, la gialla che arriva da qua e la verde che arriva laggiù in fondo, che è quella che ci riporta poi a Shibuya, Ikebukuro, Akihabara, tutti i posti dove siamo stati già gli anni precedenti. Ci siamo, Giuse, è il posto che fa... come no? Cibo! Perché prima dobbiamo prendere la metro? È una consuetudine senza senso. Non abbiamo mai mangiato una volta nel posto in cui abitavamo, sempre fuori città. Va bene. Qui è considerabile ogni quartiere come una città, quindi fuori città è la parola giusta. Io speravo di trovare un bel tempo in Giappone, quindi ho portato solamente pantaloncini corti, maglietta a maniche corte e fortunatamente questo kiwi che mi ha regalato Tudor, altrimenti sarei rimasto completamente fregato. Fatto sta che almeno oggi un po' di shopping devo farlo, se no becco solo freddo in questi giorni. Giuse, ma questa è la nostra metro? Sì, però non c'è salito e l'abbiamo persa. Non ci vuoi far mangiare, eh? Per farci deperire male male piano piano, eh? Ho deciso, raga, voglio assaggiare la Coca-Cola alla pesca. Teoricamente mi basta avvicinare questo qua, fare così e dovrebbe pagare. Prima funzionava, giuro. Adesso però funzioni, vero? E che cazzo? Sarà bene. Ieri ho preso una bevanda rosa e faceva altamente schifo. Oggi proviamo la Coca-Cola alla pesca. Sicuro, Giuse, che non sia questa metro dietro? Te l'hai visto, sì. No, io non ho visto niente. Ikebukuro, Tabata, di qua. Se è buona ve ne porto una, eh. È buona. Molto meglio di quella roba che abbiamo preso ieri. Sorri, assaggia. E te? Coca-Cola. Bevi e basta, dimmi di cosa sa. Non legge! Non sa di cosa parla la pesca. Come non sa di cosa parla? Sta di sciroppo la Coca-Cola. Assaggia, Sasha. Dici di cosa sa. Non leggere, cazzo! Ma io di non leggere. Vabbè, fai finta di essere cieco. Anche se non l'avessi visto, sembra la caramella, sai, quella proprio di quella la pesca delle Haribo. Appunto, guarda. Vedi? Coca-Cola la pesca. Meglio della cosa che ho preso ieri rosa, no? Meglio la Coca-Cola all'uva. Coca-Cola all'uva. Ubriacone bastardo. Esatto. Ha detto? Che hai detto? Ciao a tutti, benvenuti al gruppo degli Alcolisti Anonimi. Io sono Giuseppe e bevo la Coca-Cola solo all'uva. In Giappone non ci sono i cestini, quindi dovete arrangiarvi. A settembre c'erano sempre le aria condizionate accese, ora sono sempre spente, c'è una puzza assurda in mezzo. Stiamo andando a Shibuya, la prossima stazione è Yoyogi, poi Harajuku e pranzeremo a Shibuya. E dopo aver pranzato a Shibuya andremo a piedi ad Harajuku e faremo un po' di shopping. Siamo arrivati a Shibuya, c'è un bordello di gente, non avete visto mai quanto la sera è veramente strapieno. Ora andiamo dall'uscita dove ci dovrebbe essere Ashiko e molto probabilmente pranzeremo al sushi, quello che arriva con i trenini, quello molto semplice che abbiamo già visto varie volte. È disarmante quanto ogni metropolitana sia perfettamente in orario ogni singola volta, non abbiamo mai visto un treno in ritardo, mai, in 4 anni. In Italia vedo un treno in ritardo tutte le settimane. Vi faccio vedere una magia, ragazzi, qua funziona. Paghi al volo, 10 secondi e vai dove vuoi. Alleluia, alleluia, in mezzo arrivano a Shibuya. Siamo arrivati, sta arrivando anche il bel tempo, tanta roba.
Laggiù c'è il cagnolino di Ashiko, ma noi ce ne andremo da questa parte di qua. Parrucche di pasta e popcorn. Sono un po' strani sti giappo. We are ready for the appointment to sushi. Yeah. Cibo, cibo, cibo. Questa è la sala d'attesa, di solito è mezza vuota, quindi bene così. 88 confirmed. Siamo tornati ancora una volta sempre qua, papà, squadra che vince non si cambia. Qui ci si possono mettere le cose tipo wasabi, acqua calda per il tè, le varie salsine. Questo è quando ti avanza perché mangi troppo. Sasha, rimetti a posto lo schermo. L'avevo appena toppato. Non puoi portarlo a mamma quello. Direi di iniziare dai nigiri con molta calma. Salmone, così giochiamo sul sicuro. Iniziamo con questi qua, direi di prenderne un paio, dai. No, a me non piace quello. Strano. Ma ho ordinato adesso. Ciao bello. Addio. Sono già arrivati i primi due. Iniziamo con un po' di soia. Queste dovrebbero essere le bustine di wasabi. Un po' di wasabi che col tempo abbiamo iniziato ad apprezzare tantissimo. Bacchettine. Queste non sono di legno come quelle in Italia, nei ristoranti costano un sacco di soldi. Qui non paghi tanto, però sono di plastica. Ora facciamo una piccola modifica. Alziamo il salmone, ci mettiamo una puntina di wasabi sopra. Chiedilo direttamente con wasabi allora. Non so come si fa. Stai combinando? Mi è caduto nella soia. Non cucciarlo, perché se no, scusa, metti quello sopra. Da prima, sì. Buonissimo, ragazzi. Costa un cazzo, è buonissimo. Questo lo dimenticherà qua e non avrà mai più l'auricolare, sappiatelo. Sei sicuro? Giuseppe mi ha dato dei suoi, ma secondo me non è buono. Cioè, non lo so. Ma non può essere buono. È stra buono. Perché il pezzo di salmone è quello sottile. Un po' grigliato, pepe. È un po' troppo. Troppo. Questo proprio sulla macchinina. Troppo, mi sembra un hamburger. È giunta l'ora di ordinare da bere. Prendiamoci un cochino, va. Per adesso ho preso pochissimo, cioè di solito ordino molto di più. Giuse, ti faccio assaggiare uno di questi. Un salmone avocado. Voglio provare tuna e albacortuna. E a questo punto altri due di salmone normale, va. Tra un po' dovrebbe arrivare la tipa che mi porta la Coca-Cola. E dovrebbero arrivare gli altri trenini con il cibo. Beh, qua, bello. Tonno, albacortonno e doppio salmone. E lo mandiamo via. Ciao, vai Dios. È arrivato anche il salmone e avocado maki. Mi è volato via un nigiri. Ma vedete che pezzo di tonno enorme mi hanno dato? No, no, no! Un pochetto di soia, così. Già che ci sono, la metto anche di qua. Il salmone era buono, vediamo se il tonno sarà all'altezza. Guardate qua, è gigantesco. Molto buono. Dove è il cazzo che sei mosso? Visto che ho perso mezza polpetta di riso, ne recupero metà dal salmone. Metà me la mangio così. Nell'altra metà ci metto l'albacortuna. Ma l'albacore è più prestigioso o meno prestigioso? Devo tagliarmi la barba. Adesso ne assaggio uno io e l'altro lo do a Papa Vegas. Vediamo, dovrebbe essere salmone e avocado. Cos'è? Cavallo però mangiano. No, sì, no. No, salmone e avocado. Ma cazzo ti permetti? Io ho mangiato il tuo caso con la maionese. E che c'entra? Per me era normale, Sasha sta prendendo il cavallo. Cosa? Mangi il cavallo? Si prova. Reaction sul video di Sasha. Salmone e avocado, cos'è quella faccia? Questo è il gambero in tempura, però non ci ho messo la salsa perché non mi fa impazzire. Ora aspetto il resto e poi faccio un mix. Eccolo qua, il mio ultimo ordine di oggi. Poi abbiamo concluso. Questo è il tonno grasso. Mi ha detto Giuseppe che è più buono di quello che sembra in realtà. Lo spero. Qui come vedete c'è il gambero fritto. Qua invece abbiamo il tonno. Quindi adesso ne prendo uno col gambero fritto. Lo metto qua, ci metto sopra il tonno. È tipo impossibile da mangiare. Però è tonno e gambero fritto. Vediamo un po' che succede. Il mix è devastante. È buono, vecchio. Mischia. Non mischia. È buono, se mischia è buono. È difficilissimo da prendere ma è buonissimo. No, il riso. Per concludere in bellezza, dalle foto nel menu sembrano tutti molto peggio, quando arrivano sembrano tutti molto più buoni. Concludiamo con l'ultimo piattino di oggi, il fatty salmon, il salmone grasso, e sembra abbastanza grasso. Dovrei mangiarlo tutto in un colpo solo staggeggio. Pranzo di oggi si conclude così. Abbiamo speso neanche tanto, ora scopriamo quanto. Papà, fammi a prendere l'acqua per piacere.
Grazie. Avete presente un pesce appena pescato? Ecco, Sasha ce l'ha nel piatto. Io invece ho optato per il classico salmone grasso. L'ultimo piattino di oggi, poi davvero basta. Grazie papà. Più mangiate il wasabi, più inizia a piacervi. Prendete il salmone grasso, che è grasso davvero. Buon appetito. Veramente buonissimo. Vediamo un po' quanto abbiamo speso. Quando raggiungi una certa quota di soldi, poi ti fa fare anche un giochino per lo sconto. Ora c'è niente. 1166 yen. 8 euro, zio. 8 euro. Proviamo a vedere quanto abbiamo speso di preciso. 1166 yen corrispondono a 8,95 euro. Con 9 euro ho fatto un pranzo di sushi con tanto di Coca-Cola grande. Era molto meglio di tanti all you can eat italiani che costano almeno 11 euro a pranzo. C'è dell'ananas che mi aspetta. Il pranzo è finito, Asha è stato tipo squadrato malissimo da quel tipo giapponese perché ha iniziato a sputare le cose strane che ha ordinato. Ora paghiamo e poi andiamo a farci un bel giro. Vai, can I use Suica? E dai, neanche questa è fatta. Il tempo è migliorato, si sta molto meglio di prima. Prima non avete visto pagare con questa carta, che è la Suica, che si usa sia per le metropolitane sia in generale per le macchinette, per pagare nei ristoranti. È comoda perché non ti porti tutti gli spicciolini dietro. Metti questa qua all'interno della macchinetta, ci ricarichi i soldi, metti boh 100 euro in yen e poi ci paghi tutto il viaggio piano piano. Quando vi dicevo che Sasha sputava cose strane, ho ordinato una roba del genere. Suri ha detto che è buonissimo. Non è vero. Come no? E ho anche scoperto che è il 50° anniversario dell'apertura del Genki Sushi. Un applauso a questi ragazzuoli. È giunto il momento di comprare un po' di stronzate. Comunque alla fine Giuse se l'è scordata davvero la cuffietta. Siamo tornati indietro a riprenderla e l'abbiamo anche ritrovata. Ultimo piano, pronti a raccogliere più stupidaggini possibili e immaginabili. L'anno scorso qua ho pure comprato una valigia. Guardate un piccolo Stepney che si diverte a prendere la scossa. In questo negozio ci sono un botto di cagate, ma anche tante cose utili. Per esempio ci sono la cosa per fare le... non ho idea. E questo per cucinare... non ho idea. Questo per riscaldare... non ho idea. Beh, questo è palese, no? È legato con una catena addirittura. Perché? Questi chi cavolo li aveva visti? Sono accanto alle aspirapolveri, quindi non mi meraviglierei se fossero dei robottini che ti puliscono casa. Altro giro, altra corsa. Let's go. Tutto il piano e poi ce ne andiamo. Potrebbe essere qua Sasha effettivamente. Qua ci sono i costumi. Dovremmo comprare un costume figo e portarlo in Italia. Con questo si vola raga. In esclusiva dal Giappone. Guanto per il dito. Ero partito senza calzini e finalmente li ho trovati. Non so perché papà ha comprato una mazza da baseball. Lo scopriremo. Questo è fighissimo. Ho trovato i calzini che fanno per me. Ora continuiamo a fare un giro. Sasha ancora non l'abbiamo ritrovato. Ci sono delle statuette in vetro veramente fighe, ma costano un bordello di yen. Adesso non solo ho perso Sasha, ho perso anche Surri e Giuseppe. Dove cavolo sono finiti? Ok, credo di averli trovati. Stanno guardando le bottiglie di alcolici. Siete degli alcolizzati. Allora, prima la Coca-Cola all'uva. Non è alcolismo. Un missile, zio. Guarda questa qua, 88.000 yen. È per noi. Però questa è tequila. Tequila boom boom. Abbiamo ritrovato Sasha, siamo al secondo piano e qua è tutto completamente cibo, anche cose bizzarre ovviamente, cioè solo cose bizzarre tipo Kit Kat al wasabi che mi hanno chiesto di comprare. Sasha lì è sano e salvo, non l'ha ucciso nessuno. Patatine, gamberetti, gnosa. Ci sono anche i dischi volanti di spaghetti. Beh, effettivamente qua il cibo non manca, c'è di tutto e di più. Cercando bene forse troverò qualcosa anche di commestibile per il sottoscritto. Ah, tipo la cioccolata. Mi hanno guardato tutti malissimo.